Joy, che a dire il vero mi sta facendo sperimentare, ecco, emozioni, sensazioni, affettività che prima non conoscevo. E quando incontravo, andavo in giro per le benedizioni delle case e mi dicevano: aspetta, aspetta, padre, venga a benedire mio figlio, venga a benedire mia figlia. Uno si aspetta che arriva il figlio, la figlia, arrivavano i cani, i gatti, gli uccelli. E mi sono reso conto che soltanto avendo un cane, avendo un animale domestico, uno può capire, ecco, chi ha animali domestici. Sono certo che l'amore per il creato, in questo caso per gli animali, ci permetta di avere maggiore attenzione della natura, maggiore attenzione, ecco, di tutto ciò che fa parte di questo cosmo che quando fu creato era bello armonioso. Benedire significa dire bene, quindi chiediamo al Signore che possa sempre dire bene di noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio mirabile in tutte le sue opere, sia con tutti voi e con il tuo Spirito. Nel disegno di Dio creatore, anche gli animali che popolano il cielo, la terra e il mare partecipano alla vicenda umana. La provvidenza che abbraccia tutta la scala degli esseri viventi si avvale di questi preziosi e fedeli amici dell'uomo e della loro immagine per significare i doni della salvezza. Salvati dalle acque del diluvio per mezzo dell'arca, partecipano in qualche modo al patto di alleanza con Noè. L'agnello richiama l'immolazione pasquale e la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Grande pesce salva Giona dal naufragio. I corvi nutrono il profeta Elia. Gli animali, con gli uomini, sono coinvolti nella penitenza di Ninive e con tutto il creato rientrano nel piano universale della redenzione. Invochiamo dunque la benedizione di Dio per l'intercessione di San Francesco d'Assisi e di tutti quei santi ambientalisti, ce ne sono anche altri santi che sono spesso raffigurati accanto agli animali. Sopra con queste creature, rendendo grazie al Creatore che le ha poste nel nostro servizio, chiediamo di poter camminare sempre nella sua legge e di non venire mai meno alla nostra dignità umana e anche cristiana. Ascoltiamo la parola di Dio dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra, e Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E Dio vide che tutti gli uccelli che aveva fino adesso creato, insieme alle altre bestie, erano cosa buona. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplicano sulla terra. E Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece le bestie selvatiche secondo la loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò, e disse loro: siete fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che strisce sulla terra. Parola di Dio. Genesi ci ricorda che gli animali sono arrivati prima di noi, quindi hanno più esperienza degli esseri umani e spesso rendono l'uomo anche migliore di ciò che è. Parlo a persone che considerano gli animali membri di famiglia a tutti gli effetti. Uno impara da loro. Qualcuno mi dice: sa padre, quando rientro a casa, dico, mio marito non si accorge di me, i miei figli continuano a stare al computer. Ecco, mia madre, così il cagnolino già da quando posteggio mi accoglie scodinzolando e abbaiando. Quindi sono esseri senzienti. Ringraziamo il Signore per persone come lei che si prendono cura.
degli animali e mettono in circolo, sono certi grandi sacrifici, tutto ciò che li tuteli, li salvaguardi dalla cattiveria veramente dell'uomo. Dio ha creato l'uomo e lo ha posto sulla terra perché, esercitando il suo dominio su tutti gli animali, celebri la gloria del suo creatore. Uniamoci allora al cantico delle creature di San Francesco d'Assisi e ad ogni preghiera rispondiamo insieme: Quando sono grandi le tue opere, Signore. Quando Quanto sono sono grandi le grandi tue le tue opere, opere, Signore. Signore. Sii benedetto, Signore, che provvedi il cibo ad ogni essere vivente. Preghiamo. Quanto sono grandi le tue opere, Sii benedetto, Signore, che hai messo gli animali a servizio dell'uomo come aiuto nella fatica quotidiana. Quanto sono grandi le tue opere, Sii Signore. benedetto, Signore, che nei gigli dei campi e negli uccelli dell'aria ci hai dato un segno della tua bellezza e della tua provvidenza. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che nell'agnello pasquale, a te non ti mangiamo, però è tranquillo, è il riscatto tuo, mangia la mia stola, bravo. Sii benedetto, Signore, che nell'agnello pasquale, sono vegano, da quando mi sono innamorato di Gioia, ho detto non è possibile, bisogna esserlo, bisogna esserlo anche per motivi di salute, ma siamo vegani. Sii benedetto. Peggio sciacquatonazzo. Sii benedetto, Signore, che nell'agnello pasquale ci hai dato l'immagine del tuo figlio nel quale possiamo chiamarci ed essere tuoi figli, preghiamo. Quando sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che per mezzo degli animali domestici ci doni sollievo e compagnia. Sii benedetto, Signore, per tutte le creature che ci invitano a cantare la tua lode. Quanto sono grandi le opere, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Non so se c'era Dacci oggi il nostro pane sì, quotidiano, è qua, e rimetti a noi i nostri debiti, non so se come c'era, anche no, noi riprova, prova, dimentichiamo i aspetta, nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Adesso rivolgiamo a Dio la nostra preghiera di benedizione. O Dio, fonte di ogni bene, che negli animali ci hai dato un segno della tua provvidenza e un aiuto nella fatica quotidiana, per intercessione di San Francesco di Assisi, fa che sappiamo servirci saggiamente di essi, riconoscendo la dignità e il limite della nostra condizione umana. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a te che vive regni nei secoli dei secoli. Amen. Adesso faccio il giro, metto l'acqua benedetta. Quando benedico, aspergo il vostro animale domestico, dite anche il nome. Abbiamo Selli, Lola, Federico. Va anche sulle persone.
Il Signore sia con voi. Per intercessione della Vergine Santissima, dei santi nostri amici e protettori, vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Adesso il volo delle colombe. Serena e buona domenica di pace a tutti. Grazie.